Allora, eccoci qua, Miriam Dalmazio, tra le protagoniste della Vita Promessa parte 2. Parlaci un po' della tua Rosa Canuto. Rosa Canuto la prenderemo dalla scorsa stagione, insomma, che era in frantumi, no? Dopo la morte di Michele, ma lei, da brava donna sicula, con il grande temperamento, ecco, la rivedremo che cucirà i pezzi della sua vita. Molto piano, insomma, in mezzo a tante avventure. Non posso dire tante cose perché succedono talmente tante cose che è un peccato dirle, cioè si devono vedere e vivere. Un po' ce le spoilerà però la cartellina, perché dice che ritrova l'amore Rosa ritrova l'amore, e quindi tu, diciamo, rappresenti un po' quella parte romantica che piace tanto al pubblico Rai, rispetto un po' di più alla parte gangster. Se ritrova l'amore non lo so, nel senso che lei ha voglia di rinnamorarsi, ecco, posso dire questo, perché è una donna intelligente, sa che non può più vivere nel passato, ma si deve ricostruire una vita, una vita sentimentale. E quindi sì, chiaramente il filone sentimentale, amoroso, fa parte di questa serie, che l'amore è proprio protagonista di questa serie, quindi io cavalco a pieno questo tema. Senti, per un'attrice quanto è affascinante passare da una storia vera, come quella che abbiamo visto del cacciatore, ad una di finzione ambientata nel passato? Cioè fai tipo un viaggio fantastico qui in un'altra epoca, con dei costumi bellissimi, grandi scenografie, macchine d'epoca. Quindi com'è per un'attrice fare questi passaggi? Ma io pensavo di essere diventata matta, perché oltretutto le giravo contemporaneamente Il cacciatore e La vita promessa, entrambe seconde stagioni, e era un po', esci un po' fuori dal mondo, in un certo senso ti alieni, però è divertente, anche perché l'impegno che ci metti è lo stesso, indipendentemente dal costume, dalla storia vera, dalla storia finta. È un po' strano vivere. Cioè devi sempre comunque ricostruire dei rapporti, cioè la cosa più difficile è costruire dei rapporti sui set, quindi tu hai tessuto dei rapporti in un certo modo su un set, poi li devi ricostruire, devi riallacciare su un altro set, questa è la cosa più difficile. Però per quanto riguarda personaggi, diciamo che è un po' la stessa cosa per noi attori, cioè ci mettiamo la stessa passione, lo stesso impegno, non cambia molto, ecco quello. Come dicevi tu, due seconde stagioni, abbiamo detto, hai fatto per tanti anni anche Che Dio ci aiuti. Ti piace legarti ai tuoi personaggi, ti piace esplorarli a fondo anche su una serialità più lunga? E visto che sono due seconde stagioni, se già bolle in pentola qualcosa per le terze di questi due sceneggiati? Ma adesso mi sto per dare una zappata sui piedi, devo dire, non amo le stagioni lunghissime, nel senso che io poi dopo un po' mi siedo, perdo un po', forse tutti gli attori un po' perdono l'entusiasmo, e è un viaggio strano, perché magari ti puoi perdere, no? Devi riprendere il percorso, quindi diciamo che preferisco le cose più brevi io, perché ho bisogno di stimoli sempre nuovi e diversi, proprio per alimentare il mio entusiasmo in questo senso. Però tutti quelli che ho fatto, anche Che Dio ci aiuti, tu hai nominato, li ricordo tutti con tantissimo affetto, soprattutto perché quando hai la possibilità di lavorare in serie così lunghe, veramente il set diventa una famiglia, e tutti, Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Francesco Vicario, adesso quando li incontro non dico che sono come mia, cioè Elena Sofia Ricci la chiamo zia, per dire, quindi diventano parte della tua vita per sempre. Senti, ultimamente stanno venendo fuori tante serie originali, ad esempio su Netflix. Ti piacerebbe partecipare a uno di questi prodotti? Cioè, che ne pensi? Oppure ti piace di più il prodotto seriale per il piccolo schermo come la Rai? Ma guarda, non faccio differenze, nel senso che se c'è la qualità non mi fa differenza niente, sia da spettatrice che da attrice. Quindi ti lascio carta bianca su questa domanda.